Essere bambini è difficile, specialmente quando si diventa famosi. Infatti, nonostante l'età, moltissimi piccoli attori o semplicemente influencer sono costretti a una vita alquanto frenetica e diversa dagli altri. E a volte finiscono per rovinarsi con le loro stesse mani. Oggi andremo a vedere un po' di bambini rovinati dalla fama. Prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche per sapere quando pubblicheremo un video. Cominciamo allora! Richard Sendrack. Molti padri vorrebbero vedere il proprio figlio che si dedica a qualche sport per fortificare il corpo, proprio come fa Richard Sendrack. Nato in un piccolo villaggio in Ucraina nel 1992, ha cominciato ad allenarsi con i pesi, dopo essersi trasferito in Pennsylvania. I genitori videro che già da piccolo cominciava a diventare forte e muscoloso come pochi. A soli 13 anni aveva un corpo da far paura anche agli agonisti. Così decisero di renderlo famoso, girando il mondo. Pensate che faceva quasi 300 flessioni e 600 squat al giorno. Ovviamente non di seguito, ma comunque una cosa impressionante. Aveva partecipato a tantissime gare di bodybuilding e appariva spesso in show televisivi. Ma nel 2015 era irriconoscibile. Aveva smesso di allenarsi perché lo riteneva noioso. E oggi è uno stuntman a cui piace andare in skate e non vuole più saperne niente delle gare di bodybuilding. Michael Oliver. Sono sicuro che lo conoscete in tanti, almeno i ragazzi nati negli anni 90 lo sanno di sicuro. Lui è Michael Oliver e ha partecipato nel 1990 come protagonista al film Piccola Peste. A quei tempi era al massimo del successo e nonostante la critica non avesse espresso buoni pareri, in totale aveva incassato più di 120 milioni di dollari con il film. Per fare il seguito al ragazzo erano stati offerti 80.000 dollari, ma la madre, presa da un momento di euforia, aveva chiesto 500.000 dollari. Dopo aver parlato con la casa produttrice, si sono accordati per circa 250.000, però il seguito non aveva fatto successo, come avevano sperato, ed erano andati in perdita. Universal Studios ha portato in tribunale la madre per citarla in giudizio, vincendo e ottenendo 170.000 dollari. Ovviamente la famiglia non li aveva e hanno dovuto ipotecare la casa e le loro macchine. Per un po' hanno vissuto a casa di amici e oggi Michael ha un lavoro normale e una famiglia anche lui. Ha detto nel 2015 in un'intervista che non si pente di niente e che preferisce rimanere fuori dai riflettori dopo tutto quello che è successo. Alana Thompson. Come saprete, ad alcune madri e alcuni padri piace riversare sui propri figli le speranze di un futuro migliore anche con la forza, ed è ciò che è successo ad Alana. June Shannon, sua madre, sin da quando era nata era ossessionata dal volerla far diventare famosa. A 6 anni l'ha portata ad un concorso di bellezza, dove è stata notata da un produttore televisivo, da cui hanno ottenuto un reality show dedicato a loro. Più tardi si è scoperto che June dava da bere a sua figlia degli energy drink potentissimi alla caffeina per farla sembrare sempre attiva sullo stage e limitarle il sonno. E sappiate che la troppa caffeina non fa affatto bene a dei bambini, ma nonostante questo lo show televisivo continuava a gonfie vele per ben 4 stagioni, con ascolti altissimi. Si interruppe alla quinta perché June aveva trovato un fidanzato che aveva problemi con la legge e si faceva notare troppo. Oggi è una normale ragazzina di 15 anni come altri e la fama l'ha abbandonata da tempo. Lindsay Lohan. Quando aveva 3 anni aveva partecipato al suo primo spot commerciale. Da allora ha continuato a farne sempre di più, arrivando a recitare nel film Genitori in trappola, diventando così l'attrice che abbiamo conosciuto nei tempi d'oro. Durante il periodo da teenager era all'apice e non andava nemmeno a scuola. Tutti pensavano a un futuro radioso per questa ragazza. Ma dopo aver superato una certa età, i problemi hanno cominciato a farsi vedere. Arrivava sempre in ritardo al lavoro tutta scombinata e con il volto pieno di occhiaie. Spesso non si presentava alle interviste e, come sappiamo tutti, la sua vita è stata piena di scandali e droghe. Dopo tutte queste cose molti pensano non tornerà più all'apice, anche perché spesso è anche in tribunale per affrontare i suoi problemi con la legge. Giuliana Rose Mauriello. Ha recitato nel ruolo di Stephanie in Lazy Town, diventando perfino la miglior attrice ad aver recitato in un film per bambini. Da allora però la sua carriera è andata sempre più in discesa. Per un po' era perfino sparita dai radar e tantissimi pensavano avesse cominciato a drogarsi o avere rapporti con dei criminali della zona. Ma nulla è vero. Aveva semplicemente deciso di finire la scuola e cercare un'occupazione che le piacesse. Ha un account Facebook dove continua a pubblicare normalmente e mostrare parte della sua vita giusto per ricordarsi ai suoi fan che è ancora viva. Backpack Kid. Non è diventato famoso perché ha recitato in un film importante, ma semplicemente per un ballo chiamato Floss. Si chiama Russell Horning. A 15 anni pubblicava video su Instagram su vari balletti simpatici che lui stesso faceva.
Katy Perry, dopo averlo notato, lo ha invitato ad una serata in TV. Da lì, grazie al floss, è diventato famosissimo. Ma ovviamente la stessa cosa non funziona per tutta la vita. E nonostante abbia fatto anche uscire una canzone rapper tutta sua, non è più tornato virale da allora. Con questo concludiamo, ricordatevi di attivare la campanellina delle notifiche per ricevere tutte le notifiche del canale e iscrivervi, se il video vi è piaciuto. Alla prossima, gente!